Io ho fatto il possibile. Ora è la tua battaglia. Saluti! Sono Stellan, guardiano del Varco dei Giurati. Il campione atemporale mi ha incaricato di creare un varco astrale. Un ponte stabile verso nuove realtà. Ho consultato le stelle. Quel vostro minerale cinetico è la chiave. Richiedo il tuo aiuto. Raccogli materiali di costruzione e portali al varco. Il
varco è il più grande desiderio del campione. Ho i miei motivi per crearlo, ma non ti devono riguardare. Per ora. Se mi sarai d'aiuto, allora forse sarò più chiaro. Sei tornato? Bene. Anche se con riluttanza, devo chiederti ancora aiuto. Porta quei sensori nei luoghi indicati sulla mappa e allineali alla posizione dell'isola nel cosmo. Grazie. Ora ti confiderò un segreto che mai ho rivelato prima d'ora. C'è un essere. Un uomo informe ci osserva con intenti sinistri. Se non completiamo il varco, le conseguenze saranno terribili. I piani del guardiano del varco Stella per visitare o forse conquistare altre realtà non ti sembrano sospetti? Che sia uno di quei megalomani affidabili e responsabili di cui si parla tanto? Dobbiamo esaminare le sue ricerche. Controllerò i suoi dati mentre tu raccogli delle prove per me. Vediamo questo varco astrale all'opera. Hai preso i recipienti di prova? Ottimo, ne avremo bisogno, perché se quei calcoli sono giusti... Allora Stella ha ottenuto la capacità di viaggiare fra realtà, e più ci penso, più mi preoccupa. In parte per i piani di Stella, in parte perché mi aspettavo di ottenere dei denti per le nostre gesta. Qui c'è qualcuno che vorrebbe costruirsi una bocca. Testiamo il varco astrale di Stella. Ho integrato parte del mio codice dei recipienti che mi hai dato e ho creato un varco di prova con i progetti di Stellan. Ah, è un giorno perfetto per fare da sacrificabilissima cavia! Non sanno cosa significa cavia, fidati, così non faranno scenate. Lancia ogni prova attraverso il varco di prova e recuperala all'atterraggio, controllerò i risultati. Ora è diverso. Ora sono tutti diversi. Stanno cambiando. Proprio ora. Non credevo di aver lasciato installati gli allarmi. Sta ricreando la sua stessa esistenza. Un destino terribile, al di là di ogni immaginazione. Aspetta, cosa? Cosa sai? No, non può essere. Senza avere nulla, senza nome, né famiglia. Il mio lavoro e i miei segreti sono sempre stati miei. Fino ad ora. Raccogli l'equipaggiamento che ti serve e installalo alla cittadella. Assicurati che riceva energia. Di proseguire, ho un'altra confessione da fare. Sono entrato a far parte dei giurati su ordine dell'uomo informe. Brama il varco astrale.
E se falliamo, potrebbe distruggerci. Non possiamo mantenere l'energia necessaria al varco. Dobbiamo migliorare esponenzialmente i nostri sistemi per gestire questi livelli. Se non raffinato, il minerale cinetico pulsa con un'energia incredibile. Porta quei trasmettitori in posti ricchi di minerale cinetico. Credo potremmo ricavarne energia. Sì! Con tutta l'energia raccolta potremmo alimentare le stelle stesse! L'energia è estremamente instabile, ma l'uomo informe si spazientisce. Dobbiamo stabilizzare l'energia quanto basta per alimentare il varco. Dobbiamo. Per convogliare l'energia al varco astrale dobbiamo forgiare una nuova lega di minerale cinetico. I miei sogni sono colmi di venti gelidi e dei sussurri sinistri dell'uomo informe. Raccogli il metallo necessario e usa la forgia dei giurati per raffinarlo. Ce l'hai fatta! Questa lega incanalerà la potenza del minerale cinetico. Se il varco astrale non funzionerà, i miei giorni saranno divorati dagli incubi. Il campione ha impostato le nostre coordinate. Presto proveremo ad aprire il varco. Se lo scienziato rischia un destino terribile al di là di ogni immaginazione, devo crearmi un corpo per attraversare il varco. Le mie migliorie includono una motosega tascabile, lanciafiamme, coltellino per formaggi, un piano jazz, un candelabro pieghevole. Per uno spuntino post-salvataggio, gli mancheranno i suoi formaggi a nome di candela. Ho stampato i progetti, ma un vento forte li ha spazzati via dal cassetto della stampante. Trova i miei progetti mancanti. Un falco ricognitore aiuterebbe. Ben fatto. Puoi raccogliere alcuni di quei chip informatici a pagina 7? Quel tipo di chip si trova negli scudi dei guardiani. Spaccane alcuni e raccogli i chip. Questo varco astrale potrebbe creare uno squarcio permanente nella realtà. Bramo di rivelare al campione la verità sull'uomo informe. Ma non posso. Invia le coordinate. Forse dovrai sgombrare un passaggio per trasmettere i dati.
Ogni notte sogno di stelle inghiottite dalle tenebre. L'uomo informe, in attesa. Non lo sognavo da secoli, ma raffinando il minerale genetico l'avete riportato a me. Non auspico che ci riusciate. Ma soffriremo tutti se fallite. Ah, non riesco a dormire. Sento lo sguardo dell'uomo informe bruciarmi dentro. Non gli importa se aprire il varco spaccherà l'isola in due. Attiva il varco astrale. Se è instabile, le stelle decideranno il nostro destino. Il varco non si stabilizza e non riesco a chiuderlo. Qualcuno ha manipolato le coordinate. Ma perché? Troviamo il sabotatore. Esigiamo risposte. Dobbiamo sapere cosa ci attende. L'energia del varco si sta destabilizzando! Questo potrebbe squarciare il cielo! E non abbiamo idea di cosa ci sia dall'altra parte. Che le stelle ci aiutino. Il varco è distrutto. Il cielo è squarciato. Tutto potrebbe finire. Quando ero giovane, l'uomo informe mi è comparso in sogno. Mi ha accolto come un figlio. Rintraccia i dispositivi dati dei giurati alle posizioni sulla mappa. Altri potrebbero aver compreso il funzionamento dei varchi. Cerca punti di ricerca nei laboratori. Questi dati sono catastrofici. Forse le opere proibite dei nostri saggi in esilio avranno le risposte che cerchiamo. Grazie, amico mio. Questa potrebbe essere la nostra sola speranza. Questi testi profetizzano un mostro magnifico, frutto della superbia di un campione. Non dicono nulla di cosa accade dopo. A meno che il silenzio stesso sia la profezia. Il varco sta crescendo. Dormo senza sognare. L'uomo informe crede di aver vinto. Diceva sempre che sognava un mondo in perfetto ordine. In un mondo simile non c'è posto per quelli come noi. Porta questi telescopi nelle posizioni segnate sulla mappa ed esamina più dettagliatamente il varco nel cielo. Come temevo, il varco nel cielo minaccia di squarciarsi. La mia vita fra i giurati è stata solitaria e piena di segreti. Mi hai affiancato su questo campo di battaglia. Insieme, forse, potremo vincere. Alla fine saranno le stelle a decidere. Ma ti ringrazio per tutto quanto, amico mio.